If you want to ride a rainbow, come with me and I'll take you to the magic purple sea. Maybe we will find a thousand sugar fish. When you eat them, they will grant your every wish. And if you want your friends to come, then bring them all along. What? Mi scusi, Mayflower? Sa dove si trova? Queste parti? Wow, finalmente! Impossibile non vederla? Oh, grazie per l'aiuto. Ah, grazie mille, è incredibilmente bella. Ci tenevo molto a vederla, ne vale la pena. È bellissima. Ho già detto che dovete sparire! Non voglio più vedervi da queste parti! George, smettila di lanciare del cibo contro di noi! No! George! Oh. Che cosa sta succedendo? I vicini ci hanno telefonato. Ha lanciato pomodori contro il postino. Oh, santo cielo! Sta bene! Maggie! Quello è matto! Digli che io ho ancora due casse piene di pomodori maturi da lanciare! Non ti preoccupare, se ne va! E digli anche che io non lascerò mai questa casa! Mai! Di che cosa sta parlando? Papà, almeno lascia entrare me! No! Due casse! Signora MacArthur, posso? Mm-hmm. Papà, ora fammi entrare! No! Ti faccio fumare se vuoi! Sono inconvenienti del mestiere. Un avviso di sfratto. Comunque io non me ne andrò via da qui se non quando sarò morto. Non correre, nessuno può mandarci via. L'hai sempre pagato l'affitto. Papà. Perché il proprietario non ha telefonato? Non posso mica aprire tutte le lettere che mi arrivano. Papà, ma tu non stai pagando l'affitto da 4 mesi, né della casa né del negozio. Questo qui è un ordine esecutivo. Entro il giorno del ringraziamento dobbiamo andarcene. È fra 2 settimane. Sono nato in questa casa, mi spiego? Sono 70 anni che io vivo in questa casa. Da questa finestra, ad esempio. Io uscivo da questa finestra quando ero ragazzino. Di notte, di nascosto, lo facevo per andare a corteggiare tua madre. Sì, e la porta. Ah, che spavento che mi sono preso quando tu, da piccola, ci hai sbattuto contro. Tu ci hai sbattuto contro? Io? Tu? Oh. Ogni dannato angolo di questo posto mi fa venire in mente un ricordo. Questa casa è la mia vita. Ciao. Ehi. Ti ringrazio per la comprensione. Figurati, nessun problema, è routine. Lo sai che di recente al pub ha attaccato briga con uno alto 2 metri? Sì, conosco già la storia. E papà l'avrebbe messo in fuga. In che modo posso ricambiare il favore? Ah, già l'appuntamento! Sì. Stasera da Gino fanno la pizza. Ottima idea. Vengo a prenderti alle 8. Sì. Ok. Non si sradica un vecchio albero. Ti ho mai raccontato di quel mio zio, Henry? Della casa di riposo? Sì. Senti, lui si trova benissimo lì. Suona la tromba in una band di ultra settantenni. Per prima cosa non c'è alcun motivo per mettere mio padre in una casa di riposo. Ha fatto un controllo medico, sta bene. A parte il fatto che dimentica le cose. Ma è così da sempre. Si troverà bene. E seconda cosa, non ha importanza perché non accetterebbe mai di rinchiudersi lì. Terza cosa, qui c'è tutta la sua vita. La famiglia Flanders, sì. Salve! Gita giornaliera? Salute a voi, stranieri! Benvenuti nella mia colonia. Vi accompagnerà la guida migliore. Sì, è più inquietante. Seguitemi senza dare nell'occhio. Carino. Il nostro padrone di casa, Chris Lennon, lavora come amministratore patrimoniale. Vive a Boston. È ora di conoscerlo. Thank you.
ballerina la conosco. Padre ha trascorso tutta la sua vita in quella casa. E allora? Traslocare gli spezzerebbe il cuore. Ha messo le radici lì dentro. Cosa se ne farebbe lei di quella casa? Ci vuole abitare? A Plymouth. Ci andrò nei weekend di luglio e agosto. È per usarla qualche giorno all'anno che lei ci sta mettendo. Senta, alla porta. Se le piaceva così tanto, perché non l'ha comprata? Aspetti, indovino. Lei vive secondo il motto "non lo possiedo, ma lo voglio". Questo è il mio motto. Dei suoi problemi a me non importa. È davvero molto arrogante. Già, e lei è aggressiva. Ce l'ha un ragazzo? Non ce l'ha. Beh, se ne trovi uno allora. A molte donne giova. Addio. Lo offre la casa. La mia casa. Lei non ce l'ha? Ehi, ehi, ehi! Ti fermi! Batti! Ma è pazza! Su! Ehi, stop! Ah! Mi scusi, se la caverà. Non ora. Andiamo. Temo che ti farà causa. Ma io non volevo investirlo. I tipi come lui hanno sempre il miglior avvocato della città. Hai un vero e proprio talento per rassicurarmi. Stiamo aspettando da più di un'ora. Fa la vaga. Non guardarlo. C'è molto da fare? Subito i giochetti. Gradisce? No? Sa, secondo me quelle rosse sono le migliori. Eccola. Venga, la stavo cercando. È di qua. Chris? Si sieda, prego. Che
Che succede? Ho dovuto fare 5 chiamate prima che rispondessi. Mi scusi, lei chi sarebbe? Il suo socio d'affari. Davvero? Bella questa. Chi sono loro? Si è buttato sulla mia macchina. Che cos'è? Sì, che cos'è? Parli pure, non si preoccupi. La buona notizia è che non ci sono danni al cervello. Ok, e qual è la cattiva notizia? Ha un'amnesia. Ha perso la memoria. Sì, un'amnesia. Un'amnesia retrograda. Tutto quello che succede ora viene memorizzato, ma tutto ciò che è accaduto prima dell'incidente, tutti i ricordi, sono spariti. Per sempre. Per l'amor del cielo, no. Come ho già detto, non ci sono danni al cervello. Le do qualcosa per dormire. Con un po' di fortuna, domani potrà tornare a casa. Quindi domani? Non crede che in un ambiente un po' più familiare i ricordi potrebbero tornarmi prima? Non voglio restare qui. Non posso trattenerla contro la sua volontà, ma uno di voi deve accompagnare a casa il paziente. Cosa? 10 minuti di ritardo, punto. Bistecca al sangue, punto esclamativo. Al sangue. Al sangue. Io ho una cena da fare. E Chris? Che c'è? E Chris? Lei l'ha investito, lei lo porta a casa e lo faccia riposare. Un vero idiota, punto esclamativo. Davvero non si ricorda più di noi? No, lui non sa chi siamo. Chi sono? Ti conosco. Tu hai un piano. Io lo porto a casa e tu mi devi fare un favore. Mi sembra tutto molto strano. Io non mi ricordo niente. Mi segua. Ed eccoci qua. Questa sarebbe casa mia. Così sembrerebbe. E adesso? Lei si riposi un po' e lasci fare a me. Ehi, ho fatto il prima possibile. Grazie. Credi che funzionerà? Tu hai un'idea migliore? No. Ok. Perché ce l'ho dentro casa se non so suonare? Forse lo ha dimenticato. Ho dimenticato i ricordi, non le mie capacità. Altrimenti non saprei neanche parlare. Chi era prima alla porta? Un simpatico anziano signore di Plymouth. Vede, lei lì possiede una casa. Io possiedo una casa a Plymouth? Sì, e lui ha detto che oggi aveva un appuntamento con lei per farle firmare il contratto di affitto. Plymouth sul mare? Sì. Sì, forse sarebbe molto bello a luglio, agosto. No. Tira vento e fa caldo. È un bene che quel vecchietto abiti in quella casa. Io gli ho detto che deve riposare, ma gli ho promesso che avrebbe dedicato un paio di minuti a questo. Sì, lo metta lì, da qualche parte. Ma non è meglio firmarlo subito? Non vorrei che quel vecchietto ci ripensasse. Il giornale diceva che vogliono costruire una centrale elettrica lì e... Lei come si chiama? Maggie? Maggie? Che strano, lei è la persona che conosco da più tempo nella mia vita. Maggie. Vogliamo farlo non appena mi sentirò un po' meglio. Dovrebbe tornare qui domani, può? Sì. Sì, certamente. Bene. Maggie. Thank you.
Lo ha firmato? Domani. Credo che oggi non darà più problemi. Grazie per il tuo aiuto. Purtroppo è rimasto deluso. Papà? Quel marpione di Harry. Pizza da Gino. Oh. Per consolarlo l'ho invitato a bere qualcosa. I let my music take me where my heart wants to go. I swam on the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never. Come si sente? Non va meglio? Nessun ricordo? Riguardo al contratto d'affitto... Idilliaco, vero? Cosa? Qui, guardi un po', sembra idilliaco. I suoi genitori? Sì, io suppongo di sì. Ma mi è tutto estraneo. Loro sono estranei per me. L'hard disk che ho qui è cancellato. Il primo giorno di scuola cancellato. Le vacanze di famiglia cancellate. Questo... dov'è che sono? Non lo so. Chi sono queste persone? Chi sono i miei amici? Il medico ha detto che i ricordi torneranno. Sì. Ma quando? L'unico a tornare sempre è questo Paul. Nessun miglioramento? No. Puoi finire la presentazione per le vedove della Costa Ovest? Perché? Tu non ricordi neanche questo. Chris, lo scorso anno è stato poco redditizio. Questo non è... È Virginia Winter. È su tutte le riviste, una redditiera che vale 500 milioni. Sì. Qui? Le nostre Golden Girls sono talmente ricche che... tutti quei soldi gli fanno venire il mal di testa e noi, investendo i loro soldi, gli curiamo quel fastidioso mal di testa. Simpatico modello d'affari. Lei che ci fa ancora qui? Mi ha detto di occuparmi di lui. Ha un'amnesia. Venga, l'accompagna alla porta. Io l'ho investito e mi sento responsabile. Potrei aiutarlo finché non recupera la memoria e provvedere a fare la spesa. Fare la spesa? Oppure potrei occuparmi delle scartoffie. Mm. I suoi contratti, sì. Mm-hmm. In particolare i suoi contratti, sono una segretaria. Ah, per quale ditta? Una piccola ditta, non qui a Boston, nel Tennessee. Memphis, Tennessee, niente di interessante. Esatto. Ehi! Che cosa sta facendo? È il mio numero. Cerca di abbordarmi. No, è solo se Chris dovesse avere bisogno del mio aiuto. Sì, arrivederci. Il personale della Mayflowers vi augura una buona giornata a Plymouth. Grazie. Andiamo? Mm-hmm. Vogliamo camminare lungo la strada? Ehi! Allora? Non ha ancora firmato? Mm-hmm. Ok, e adesso? Forse è meglio comprare altri pomodori. Che cosa hai in mano? Sì, l'ho trovato nel bagno. Tuo padre ha chiamato mille volte, ma non potevo allontanarmi. Vado da lui. Ciao. Ciao. Quella non era che un'altra gelida mattina di novembre dell'anno 1620. Il vento soffiava inesorabile quando i padri pellegrini su questa nave approdarono esattamente su questo desolato pezzetto di terra ancora incolta al tempo. Venivano dall'Inghilterra alla ricerca di un nuovo mondo. Erano i pionieri della nostra nazione e festeggiarono esattamente qui, insieme agli indiani, per ben tre giorni. Il primo giorno del ringraziamento in assoluto! Governatore Brad, il cappello! Oh, l'avevo dimenticato, grazie. Lei è la mia bella figliola.
E adesso voglio svelarvi il mio segreto. William Bradford è il padre pellegrino più famoso. Lui è stato il primo governatore della colonia. Il mio nome è George Bradford e io non sono altro che uno dei suoi discendenti di sangue. Quindi anche io sono un padre pellegrino. Grazie mille. Vi ringrazio tutti a nome della Mayflower Tour. È passato poco tempo. Salve. Si accomodi, prego. La società è tutta qui? Sì. Lennon e Schulz è come una top model, incredibilmente magra. Sì. La dottoressa Angela... Hunter. È un'esperta dell'amnesia e insegna ad Harvard. Ha detto a me e a Chris cosa bisogna fare affinché lui recuperi il prima possibile la memoria. Le va di illustrarlo? Sì. Posso farlo anch'io. Allora... Chris deve fare un viaggio nella sua infanzia, lì nei luoghi dove è nato. Quindi il modo più veloce per dargli una svegliata è confrontarsi con un evento della giovinezza. Ciò si chiama... come si chiama? Terapia della memoria. Sì, per questo lei è ad Harvard e io no. Quindi è un po' come una macchina da corsa. Se non si mette in moto, bisogna spingerla. E io che cosa c'entro in tutto ciò? Chris andrà dalla sua famiglia in campagna, Hidden Hills, a 90 minuti da Boston, e lei lo accompagnerà. Io? Non riuscire a riconoscere la propria famiglia può essere devastante. Solo qualcuno di fiducia può aiutarlo. Sì, gliel'abbiamo chiesto e ha scelto lei. Vuole aiutarlo? Certo. Bene, allora è deciso. La prego, cerchi di attivare tutti i canali sensoriali di Chris. Quando sarete in giro per la campagna, gli mostri tutto. Un odore familiare, una canzone dell'infanzia. Qualunque cosa può essere utile per fargli recuperare i suoi ricordi. La Big Steak. La migliore steakhouse di Memphis. Ah, Memphis! L'ho mangiato anni fa, manzo di Kobe, caro come un'utilitaria ma sensazionale. C'è ancora? Il manzo? Ah, la Big Steak, chiaro, sì! Che idiota. Quindi adesso gli fai da bambinaia? Comunque mi sento responsabile. È colpa mia se è in quello stato. Smettila. Non gli hai chiesto tu di buttarsi sotto la tua auto? Dovevi vederlo. Seduto davanti a quelle foto, senza ricordare più nulla. Nella totale disperazione. Dei suoi problemi a me non importa. Lui ha detto così. Maggie, qui c'è in gioco tutta la nostra vita. Che succede se in campagna ritrova veramente la memoria? E si ricorda all'improvviso chi sono? Per questo dovrai sbrigarti. Forza, tigre. Fagli mettere una firma. Allora, il frigorifero è pieno. Niente sigarette, anche se dovesse implorarti. E quando fai il bagno, tieni sempre d'occhio la vasca. Quello scarico è intasato. Nicole, puoi ripetere a parole tue quello che ti ho detto? Nicole? Sì, sì, ti sento. Papà, Nicole nei prossimi giorni abiterà qui. Per me va bene, ma io ti avverto, ho bisogno della mia privacy. Ah, sta a sentire. Io gioco con te a backgammon e tu, in compenso, mi fai una cheesecake alla newyorkese. Perché non fare un, due, tre... di torta al limone. Perché non mi piace. Sii Beh. Gentile con lei e lei sarà gentile con te. Non stare via troppo. Look at the campagna. Don't know where the time went. Stuck in the wrong mindset. And I let the rules bend. When I know that all along I made the break. Hey. Hold me close and I won't leave.
Cause it hurts when you hurt somebody. Non trova strano anche lei che ci sia uno strano odore qui dentro? No, perché? È qualcosa di dolciastro, sembra tipo alcol. Cosa sta facendo ora? Chi ha messo questa roba sulla mia auto? Che razza di gente gira? Già, che razza di gente gira? Ha qualcosa contro la musica? Sembrerebbe un tormentone. Potrebbe diventare una hit. Lei non si ricorda proprio niente, vero? A domani. Sì, grazie. A domani. Salve. Salve. Buongiorno. Questa cosa è buffa. Somigli molto a mio figlio. Ma non può essere. Sono 6 anni che lui non viene qui. Tu devi essere il suo sosia. Abbracciami. Kyle, non immagini chi è arrivato. Tuo fratello è qui. Ciao. E ci ha portato anche la sua ragazza? Non sono la sua ragazza. Anna. Io devo andare. Finisco la prossima settimana. Kyle, non te ne puoi andare adesso. Mamma, tu non capisci. Lo accogli a braccia aperte come se non fosse successo niente. Kyle, ti prego. Vi va un po' di torta? Davvero non ti ricordi di niente di nessuno? Nemmeno della mia torta di mele? No, purtroppo no. Allora, mio fratello, lui... Perché ce l'ha con me? E dov'è... Dov'è mio padre? Tuo padre è morto 3 anni fa. Ok. Ok. E come? Venite, vi mostro la fattoria. Seguitemi. Le mie mucche da latte. Le jersey. Là dietro ci sono le api. E qui c'è il pollaio. Questa è Arabella. Quando tu eri piccolo, eri davvero molto amico della sua dolce nonna. I bambini del vicinato volevano sempre accarezzarla e tu ti facevi dare 10 centesimi per farlo. Ok. Aveva già capito come darsi da fare? In effetti. La pulisco. Parola d'onore. Ma dovevi dirmi che lo scarico della vasca da bagno è otturato. Nicole. I Wampanoag si erano stabiliti su questo pezzo di terra da molto prima che arrivasse l'uomo bianco. Chris amava moltissimo il powwow da bambino. Non può non ricordarselo. Ah, eccoli che arrivano. A quali? Aquani.
padre. Hai vinto di nuovo tu. Buongiorno. Buongiorno. Ah, non ha dimenticato come riuscire a battere sua madre a carte? Pancake integrali? Volentieri. Bene, vado a prendere le uova. Il powwow non ha risvegliato nessun ricordo. Mi ha ricontattata quel vecchietto. Il mio inquilino? Uh-huh. Ah, a quanto pare tiene molto a lui. Beh, gli sto dando solo una mano. Mi ha inoltrato questa mail e, come vede, è lei qui il mittente. Deve avergliela inviata prima dell'incidente. Ok. Caro George, c'è molta confidenza? Sì, è una persona davvero speciale. Ah, caro George, di recente abbiamo chiacchierato molto piacevolmente e sono contento che presto firmeremo il contratto. Sì, allora direi che devo firmarlo. Grazie. Chris! Iris mi ha raccontato tutto. Hai avuto un incidente. Io abito ancora a Jefferson. Qui vicino. Insegno. Veramente non ti ricordi di noi? No. Io pensavo che ci saremmo sposati. Chiedo scusa. Nessun problema. Non sono la sua ragazza. Sono single. O almeno credo, per quanto ne so io. Anche io. Pomodori? Uova. Non invidio l'idraulico. Passamelo un po'. Maggie. Papà. Così non va bene. Quando torni qui? Cerca di resistere ancora un po'. Ti voglio bene. Sì, e io di più. Arrivederci. Sì, arrivederci. Pensavo che lei e Chris steste insieme. No, neanche se lui fosse l'ultimo uomo su questa terra. Un tempo era diverso. Costruiva le automobili di legno per i bambini del vicinato. Chris? Credevo incassasse solo i soldi dai bambini. Sì, per poter costruire le automobili. Non te ne vai da qui se prima non mi fai avere la rivincita. Perché non mi racconti cos'è successo tra me e mio fratello? Mamma, non mi devi proteggere. Che cosa è successo? Avete litigato. Ecco cosa è successo. Domanda. Qui dove si potrebbe costruire un'automobile di legno? Qui non ce n'è nemmeno una. Ma questo strano odore... Senti odore di cocktail alla ciliegia? Male la vecchia carretta. Queste gomme sono a terra. Come faceva a sapere che era nascosta lì? Non lo so, l'ho ricordato. Io... mi sono ricordato. Non so come, io ho sentito l'odore della polvere e della gomma. Sì, gli odori familiari risvegliano i ricordi. Significa che è tutto qua e può ancora tornare. Ne sono felice. Ma vogliamo smetterla una buona volta con questa storia di lei? No? Lei è parecchio sulle sue. Oh, ciao.
Chi sarebbe? Non lo so. Conosci la lingua dei segni? Sembrerebbe di sì. È Lucas. Mi costruisci un'auto di legno e poi... e poi facciamo una corsa? Io ti ho sempre battuto. Oh, se l'è sognato. Gli sono mancato. Vivo a Boston. Sì. Io proprio non capisco. In passato costruiva auto di legno per i bambini sordi e poi è diventato... Dillo pure, un avido snob. Sì, a Boston ha conosciuto Paul, i soldi facili richiamano l'avidità. Ma è solo una parte della storia. È stato sempre molto ambizioso, voleva essere il migliore. Il mondo era troppo piccolo per lui. Kyle era molto diverso. Il fatto che non vanno più d'accordo è come una pugnalata. E la tua famiglia? Mi riferisco alla telefonata di ieri. Uno scarico rotto, mio padre. È il caos quotidiano. Mia madre è morta quando avevo 7 anni. E da allora io vado a lui. A Memphis? Sì, a Memphis. Sai una cosa? Mi è venuta un'idea. Ti ringrazio per tutto ciò che mi è accaduto, per ciò che ho vissuto e che ho imparato. E prego, per me e per tutti i miei cari, per infondere l'umiltà. Ti dono ciò che voglio regalare, amore e saggezza, e anche ciò che desidero allontanare. Lo facevo spesso con Frank un tempo. Sentì la sua mancanza? Molto. Mi manca perfino la sua barba pungente. Era un amante meraviglioso. Oh, scusami, non volevo metterti in imbarazzo. E tu, dimmi, come mai non hai un fidanzato? Ti ho detto di mio padre, non ho più tempo per pensare agli uomini. Sei sicura che sia tuo padre il vero problema? Ti fa comodo poter dire che è tuo padre a tenerti troppo impegnata. Con gli uomini ci sono infinite strade e nel peggiore dei casi ti innamori, ma l'amore può far male. Gli asciugamani puliti sono accanto alla doccia dentro il capannone. Scusami, scusa. Ero venuto per parlare del contratto. Oh, adesso? Mi trovi nella rimessa. Ok. Ecco, è di nuovo una bomba. Bella. Volevi parlarmi di quel contratto? Sì. Riflettevo. Il vecchietto, il mio inquilino,
mi conosce da prima del mio incidente. E anch'io vorrei conoscerlo. Lui è troppo fragile. Stavo pensando di chiedergli se ha voglia di venire qui a firmare il contratto. No, io l'ho conosciuto a Boston anni fa. Ha dolori dappertutto. Beh, l'ho appena chiamato. Cosa? Già. Tu hai... Che cosa hai fatto? Sì, domattina sarà qui. George? Sì. All'inizio è stato sgarbato, ma alla fine siamo andati molto d'accordo. E non mi ha detto niente dei dolori. Allora? Sei pronta? Piano. Tieni premuto il freno. Sì. Ora salgo. Ah. Un attimo. Ok, faccio. Ok, sei pronta? Bene, parti. Come ci si sente a non sapere chi sei? Ah, è fantastico, tutti i peccati sono perdonati. No, è una sensazione orrenda. Ma adesso non ne parliamo. Invertiamo un po' le parti. Adesso io chiedo qualcosa a te e posso fare come minimo 12 domande. Ok, me ne puoi fare una. Cosa? Una? E va bene. Cosa ti chiedo? Ad esempio potrei chiederti se hai un ragazzo. Ma no, non ce l'hai. Me l'avresti nominato da un pezzo. Naturalmente potrei chiederti come sei nuda, ma questo lo so già. Stai giocando con il fuoco. Ok, ti faccio una domanda. E questa volta sono serio. Qual è il tuo segreto? Forse non avrò la memoria, ma ho l'istinto. Eccellente. E il mio istinto mi dice che tu mi nascondi qualcosa. Non capisco. Forse ci conosciamo da più tempo. Adesso ho capito. Sì, ora mi ricordo. Sei quella donna. Tu sei quella donna che è stata insieme a me e che adesso vorrebbe vendicarsi. Dov'è la tua ascia? Beh, considerando che sto solo scherzando, sei impallidita molto. Ma perché non hai impedito che lui accettasse l'invito? Avevamo bisogno di cambiare aria. Noi? Psst. Io? Non dovete assolutamente dire che mi conoscete. Papà? Sì? Papà? Sì? Ascoltami bene, quando domani venite a firmare il contratto, tua figlia è Nicole. Tu non mi conosci affatto, è tutto chiaro? Agli ordini. Allora, chi è tua figlia? Sei tu, ovviamente. Oh, papà! Ma non ho tempo per queste stupidaggini, devo concentrarmi sulle mie tattiche di gioco. Backgammon, sta perdendo, ma... Shh. Perché lei imbroglia. No! Hai intuito qualcosa? Chi? Il tipo con la cabrio? Sì, e non mi diverto a mentirgli. È il tuo nemico. Il nemico anche dei lati dolci. Ehi! Paul mi ha inviato gli ultimi resoconti contabili. La nostra società non sta andando bene. Sai cosa credo? D'ora in poi devo pensare solo al futuro. Andrò con Paul sulla costa ovest per guadagnare. E poi? Poi cosa? Tra una ventina d'anni? Potrai guardarti allo specchio quando il senso della tua vita sarà stato guadagnare. Facciamo un buon lavoro. Le signore sono felici. Amministriamo i soldi in modo proficuo. Ho dato un'occhiata al vostro sito web. Soprattutto alle clausole in piccolo.
Esigete una provvigione piuttosto esosa. Proficuo è soprattutto per la Lennon e Schulz. E tu che lavoro faresti? Segretaria? Ah, conosci il significato di clausole? Ecco chi sei tu. Ehi, mi dispiace. Sono stato arrogante, poi anche piuttosto cattivo. E vorrei scusarmi per il mio pessimo carattere. E quindi vorrei poterti invitare a cena stasera, in un ristorante. Ho cercato qualcosa e ho scoperto i migliori hamburger della zona. A tra un'ora. Ah. Giravoce che tu abbia un appuntamento. Nel caso ti servisse un vestito. Ehi, sono stata la regina della moda. Grazie. Mi sembra di conoscere questo profumo. Lo metto qui, vabbè. Credo di sapere a cosa stai pensando. Davvero? Ora ti stai chiedendo se aprirti a lui. Perché qui alla fattoria, come paziente, è un tipo piuttosto carino. Ma quando andrà a Boston a fare il suo vecchio lavoro e quando starà di nuovo bene, cambierà qualcosa? Ma forse questo è solo un mio pensiero. Insomma, molto sexy. Sì, sì, assolutamente. Wow. Una foto. Insieme. Questo profumo mi sembra familiare. Dite cheese. Salve. Buonasera. Siete i benvenuti. Avete prenotato? Ho telefonato e mi hanno detto che non serviva a prenotare. Nella sua precedente vita era un buttafuori. O forse vuole mandare apposta in rovina il locale per poi poterlo ricomprare a pochi soldi. Sì. Oppure gli hamburger sono talmente sensazionali che a nessuno importa del servizio. È fantastico. Guarda. Ok. Allora, agli hamburger sensazionali. Mi scusi, la carne è completamente cruda. Cosa? Questo è tutto quello che ha da dirmi. Se non ti piace, cercati un altro posto. Tu?
Ok, che cosa succede? Che cosa ti avrei fatto? Non fare finta di niente, lo sai benissimo. No, non lo so invece, perché non mi ricordo più niente, capisci? Non ricordo più nulla. Vattene, Chris. E non farti più vedere. Quelli li offre la casa. Tu vai in macchina, ci parlerò io. Ok. Allora, Kyle, tu e il cameriere in passato eravate molto uniti. Giocavate a hockey su ghiaccio e siete andati insieme in Florida. 6 anni fa hai convinto Kyle a fare un investimento sicuro, un'informazione confidenziale, ma i suoi soldi sono scomparsi. Nessun investimento è sicuro. Ma tu gli hai mentito dicendogli che era sicuro. In realtà era molto rischioso. E tu ci hai guadagnato sopra tanti soldi. Sono stato capace di ingannare mio fratello. Non voglio essere così. Magari tu non lo sei più. Mi dispiace tanto. Volevo che la serata andasse diversamente. E come avresti voluto che andasse? Io conosco questo profumo. E conosco te. Cosa? Dove ti ho conosciuta? Salve, benvenuti, accomodatevi. Salve. George, prego. Sì. Sono molto lieto di conoscerti. Bene, sì. Voi vi conoscete già? Io? Lei? No, mai vista. Sicuro? No. Pensavo avessi conosciuto Maggie quando sei venuto a Boston. Salve, per il contratto. Salve, signor Bradford, infatti è così. Forse è solo un po' smemorato. Io non sono smemorato. No, e non mi sembra neanche fragile. C'è certa assurdità. Forse per prima cosa dovremmo sederci e poi sicuramente firmerete il contratto. George, qui. Oh, che buon profumino. Salve. Allora, restate a colazione? Iris, la mamma di Chris. Naldani. Oh, ma che bel nome. Chi di voi può andare a prendere le uova? Ok, faccio un riassunto. Lui si ricorda di te quando sente il profumo della sua ex, giusto? Che tipo è? In gamba. Sara è carina e ha ancora un debole per lui. Maggie, lei è l'evento decisivo riguardante il suo passato. Appena sente quel profumo, gli tornano i ricordi. Ma ascolta le parole di Naldani. Non esporre il tuo cuore al pericolo, perché il suo appartiene a un'altra. Naldani dice sciocchezze. Mi sta bene? Dipende dall'occasione. Per la costa ovest. Lei è qui. Allora, Naldani? Oh. Grazie. Altro pane? Volentieri. Oh, questo pane è fantastico. Sì, mi fa piacere. Già, mia figlia ha provato a farlo, ma il suo non era buono.
Papà, puoi anche guardarmi quando parli di me. A dire il vero, avremmo potuto invitare Sara a colazione. Le avrebbe fatto piacere. Che cos'è quello lì? Quello è un oggetto dei Wampanoag. È un acchiappasogni, cattura i brutti sogni. Acchiappasogni? Ah, che cosa sciocca. George, suppongo che lei non si sia mai interessato alla cultura dei nativi. Mi corregga se sto sbagliando. Iris, io sono un Bradford. I miei antenati hanno festeggiato con gli indiani la festa del ringraziamento. Per sterminarli subito dopo. Ah, sciocchezze. Queste sono solamente fake news. Oh, sì, proprio come l'allunaggio e la morte di Elvis Presley. Un momento. Ehi, Elvis è vivo. Gestisce una gelateria a Ellisville. Che ne dite se ora il signor Lennon firmasse il contratto di locazione? Bene, io devo andare. Grazie dell'ospitalità. Ci vediamo a Boston. Vai via? Sì. Ok. Maggie, posso parlarle fuori? Bello qui, vero? Bello come in Tennessee? Sì. Deve dirmi qualcosa in particolare? Sì, del Big Steak di Memphis. Mi sono informato. Ha chiuso ben 3 anni fa. Davvero? Già. Ma l'ultima volta che ci siamo visti ha detto che esisteva ancora. Beh, ecco, mi sarò sbagliata. Io so chi è lei. Maggie Bradford. E quel cavernicolo è suo padre. Già a Boston ha provato a rifilare a Chris quel contratto d'affitto. Mentire è inutile. E adesso? Chris tiene a lei. Che cosa ci guadagnerei a smascherarla? Non gioverebbe a Chris. È così preoccupato per lui? Questa è una cosa nuova. Voglio solo che sia operativo. È un problema? Voglio proporle un accordo che non potrà rifiutare. Chris mi ha detto che gli sta tornando la memoria. Crede che stiamo fallendo. Lo aiuti a ricostruire la memoria. Faccia il possibile. Usi il suo ascendente. Se funziona, io userò il mio e farò in modo che suo padre abbia il contratto d'affitto. Le do 48 ore. Oh, e non si faccia venire in mente l'idea di fargli firmare il contratto a mia insaputa. Si può impugnare con facilità. 47 ore e 59 minuti. Sembri un po' pallida. Ci hanno invitati a restare qui per la notte. Ah, sì? Sì, mi farà bene. Anche se quella donna è senza alcun dubbio una pazza scatenata. La pazza desidera darvi un segno di ospitalità. Veramente per voi non è un problema condividere la stanza? Credo che Naldani e io andremo d'accordo. Allora va bene. Che cosa voleva? Pronto? Che cosa voleva, Paul? Cosa voleva? Lui sa tutto. Che cosa sa? Tutto. Ho solo 2 giorni. Se Chris recupererà la memoria, Paul mi aiuterà col contratto. Devo assolutamente aiutare Chris. E come pensi di fare? Me lo hai detto anche tu, Sara. Ti ricordo che mentre eravamo nel pollaio non eri tanto propensa. Naldani ha avvertito subito un tuo blocco emotivo. Smettila con questa storia di Naldani. Ti sei innamorata di lui. Quando ha sentito il profumo di Sara, ha quasi recuperato la memoria. Cosa credi che accadrebbe se la baciasse? E se addirittura andassero a...
Questa è la nota dolente. Andiamo a Jefferson. If someone tells you the sun by smelling a bit, or just a song that you sing, or a dance in the street, don't even bother to listen if they say it's so. I tell you right now that the answer is no. If someone tells you the samba was born in the hills, then it came down just to give you a couple of thrills. Don't even bother to listen to people who guess. If they say it's love, then the answer is yes. My heart was empty, now it's filled with music. Sara! Maggie! Lei qui! Ah, giusto, giusto, Jefferson! Ha corso per tutta questa strada? Sì, certo, non è lontano. Vuole che le prenda dell'acqua? No, no, no! Mi scusi, mi sta chiamando. Conosce anche lei la lingua dei segni? Certo, sa, me l'ha insegnata Chris. A scuola ci sono dei bambini sordi. Beh, ultimamente ha parlato spesso di lei. Chris? Mm-hmm. Lei lo ha colpito tantissimo. Però non mi ha cercata in questi giorni. Non ha avuto il coraggio. Sa com'è con l'amnesia? Ehi! Vieni con me? Vuoi fare una doccia? Dammi 10 minuti. Dovrebbe essere qui. Sì. Mio padre. Ricordi se avevate un bel rapporto? Abbiamo discusso duramente. Mia madre me l'ha raccontato stamattina. Per la faccenda dell'investimento di Kyle. Da quel momento io e lui non ci siamo mai più parlati. Già. Sei sicura che sia una buona idea? Sì. Eccolo. Ok. Ciao, Kyle. Maggie mi ha raccontato tutto e io volevo solo dire che mi dispiace per quello che... Ho da fare. Ehi, fermo, fermo. Che posso fare per rimediare al mio errore? Stammi a sentire. Mi sono impegnato durante l'apprendistato di cuoco perché volevo aprire il mio ristorante. Avevo una location, avevo un nome e avevo un sogno. Ho lavorato sodo per 15 anni. E poi un giorno arrivi tu e mi dici che io non ho più soldi. Da allora io sto qui a friggere hamburger. Come in una gabbia. E a te dispiace. Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the John River has, but it's loading. But you tell me over and over and over again, my friend, I you don't believe
We are on the eve of destruction. Siamo stati nella tenda del sudore. Sì, e gli indiani hanno inventato la sauna. Sono stati i nativi. Senti. E adesso ho fame. Sì. Ne avete anche voi? Sara oggi voleva vedermi. Ah, sì? Sì, ma finché abbiamo qui degli ospiti, non credo sia il caso. No, non ti preoccupare. No? Ma sì, vai. Ok, allora stasera ci esco. Oh, com'è carina. Troppo magra. Troppo magra e piatta. Dove state andando? Grotta di Charleston. Ciao, ciao, buona serata. Ciao. Cos'è questa grotta? Un luogo del loro passato. È dove si sono baciati la prima volta. È passata un'eternità. Stanno andando verso la macchina. Lui le apre la portiera e... Aspetta, aspetta, ora ti prendo un cerotto. Sto bene. Tasted, tasted love so sweet, and all of it was lost on me. Bought and sold like property, sugar on my tongue. I kept falling over, kept looking backward. I went broke believing that the simple should be hard. Nessun ricordo. All we are, we are. All we are, we are. Every day is a start. Questa storia degli uomini è sopravvalutata. Te la cavi bene anche da sola. E solo perché quei due in passato si sono baciati in quella grotta. Nicole! Ciao. Ehi, già di ritorno? Naldani sa quando è il momento di ritirarsi. Pensavo fossi alla grotta. È proprio carina. La grotta oppure... Lei è davvero molto carina, ma... Io non ho fatto altro che pensare a te. Non mi sembri felice. Allora ti lascio sola. Aspetta. Aspetta. Un momento, aspetta. Puoi ripetere l'ultima frase? Allora ti lascio sola. La terz'ultima. Che non ho fatto altro che pensare a te. Wow, che begli occhi. Ma non sai dire niente di meglio. Beh, sono un po' superficiale. Questi occhi mi ricordano qualcosa. Chris. Io sono cresciuto qui. Mamma e papà. Posso vederli. Ti ricordi tutto? Sì. Il mio primo appartamentino da studente a Boston. E poi con Sara. Quanto ha pianto quando ci siamo lasciati. Poi ho conosciuto Paul e insieme abbiamo fondato la ditta. Facendo soldi a palate. Ho comprato l'appartamento a Boston. E poi una casa a Plymouth. Forse non ti fa bene ricordare tutto in una volta, no? Ho sfrattato l'inquilino e mi sono ritrovato quella pazza di sua figlia in casa. Abbiamo avuto una discussione. Per strada mi ha investito con la macchina. Lei voleva uccidermi. E quella eri tu. No. E come? Eri tu? Tu e quella pazza della tua amica avete rovinato il mio meraviglioso party. Tu hai versato il cocktail nella mia auto.
Adesso so perché volevi farmi firmare a tutti i costi quel contratto. Tu ti sei insinuata nella mia vita. E quella lì è la tua amica. E il nuovo amico di mia madre è tuo padre. Chris, ti prego, tu non capisci. Cosa, Maggie? Cos'è che non capisco? E poi girando questa carta se ne... Certo che da come è arrivato sembrava pronto a baciarti. Andiamo via. Nicole, papà, prendete le vostre cose. Cosa? Ma io... Nicole, che stai facendo? Sì, è inutile, è vero. Ma sai che ho un debole per il ringraziamento. E per Halloween? Questa è dell'anno scorso. Cosa significa? Papà, lo sai, dobbiamo lasciare questa casa. Durante il ringraziamento? E come facciamo con le visite guidate? Tieni, per tutti i tuoi dischi. Mi dispiace. Non ce l'ho fatta. Mi dispiace tanto anche per te. Troverò un altro lavoro. Facciamo le valigie e non sappiamo neanche dove andare. Maggie, perché non parli di nuovo con Paul? Chris ha recuperato la memoria e Paul ti ha promesso... Ha minacciato, che... non ha promesso. Lo sto chiamando da una settimana. Un altro con l'amnesia. Mi ha presa in giro. Stai piangendo? Ah, sciocchezze. C'è solo un po' di vento. Mi sento così mortificato. Mi chiedo se abbiamo fatto il possibile. Ah, no, io sono stanco. Andrò via solo quando sarò morto. Queste sono parole tue. E lo avrei detto io? Mi sembra che siamo ancora vivi. Più o meno vivi. Ho gente. Non mi interessa quale delle tue pollastrelle... Ah, Maggie, non è passato molto. Sai, Chris non ha tempo per le pollastrelle, solo per i polli. Soldi, grana, quattrini, malloppo. A domani come d'accordi. Madame? Cosa vuoi?
Quindi vai sulla costa ovest? Dopodomani. A prosciugare vedove a ringraziamento. Proprio quando le signore si sentono più sole. Tu mi hai detto che non volevi più essere quella persona. Credi veramente di avere il diritto di rimproverarmi qualcosa? Stai avendo l'opportunità di partire da zero. E invece riparti esattamente dal punto in cui ti eri fermato. Io ho una società e ho anche un partner. A Paul non importa niente di te. Sì, ma almeno non mi ha mai mentito. Senti, Maggie Bradford, non presentarti più qui a farmi la morale. Io capisco che tu sia infuriato con me. Ma ti prego di non prendertela con mio padre. Se tu gli togli la casa, gli porti via tutto. Firmato. Te l'avrei mandato oggi. Perché? Grazie, ma perché? Mia madre si è presa una cotta per George. Papà? Sì, in effetti è un tipo particolare. Non gioverebbe alle relazioni sbatterlo fuori proprio il giorno del ringraziamento. Quindi tu lo fai per tua madre? Di certo non lo faccio per te. Quindi si è dato per vinto quel bell'imbusto dei miei stivali. Papà, vogliamo rimettere a posto i dischi? Dai! Maggie? Iris oggi mi ha telefonato. Iris? Sì, lei. Vuole sapere se ci va di festeggiare il ringraziamento insieme a lei alla fattoria. Ah, sì? E io credo che sarebbe scortese rifiutare, insomma, sai... Probabilmente. E qual è il problema? Abbiamo parlato a lungo al telefono. E allora? Io intendo molto a lungo. Penso voglia qualcosa da me. E così stavo pensando, visto che dobbiamo traslocare, potrei fermarmi alla fattoria un po' di più, sai, per l'aria pulita. E poi me l'ha chiesto Iris. Ma papà, non dobbiamo più traslocare, abbiamo il contratto d'affitto. Va bene, certo, io mi rendo perfettamente conto che sono ancora responsabile per te, questa è... lascia i dischi nella scatola per il momento. E poi vedremo il da farsi. Nicole. Maggie. Harry. Io devo andare via. Ci siamo incontrati per caso e poi c'era l'happy hour al bar del porto. Tranquilla. Mi ha fatto accendere la sirena de... Davvero? Sì. Sono contenta per voi. Forse dovrei andare anch'io all'happy hour. Where is the answer? Where you been hiding?
you've been running from. Two worlds colliding. Everybody has, everybody bleeds, everybody wants, everybody needs love. But maybe I ain't the one. Maybe I ain't the one. Ciao ragazzi. Ah, wow. Felice ringraziamento. Felice ringraziamento. Felice ringraziamento! Sì. Accomodatevi. Okay. Il whisky ha la stessa età di papà. Beh, allora deve essere buono. Aspetti qualcun altro. Vai tu. Ah, sorpresa! Ti trovo bene. Ciao, Maggie. Felice ringraziamento. Felice ringraziamento. Un po' di pazienza, ci vuole ancora un po'. George? Oh, grazie. Oh, Kyle. Figlio mio. Ciao, mamma. Sono contenta. Anch'io. Ecco, prego. Ciao, Harry. Kyle. Oggi sono in versione simpatica. Salute. Giovanotto, perché stai fissando il mio tacchino? Maggie, chi è? Uno strano tipo in cravatta. Non compriamo niente. Spiritosa. Chris. Oh. Felice ringraziamento. Alla fine ho perso l'aereo. Ciao, io sono Chris. Harry, molto piacere. Piacere mio. E lui sta con me. Mi sento un po' troppo elegante qui. Lo penso anch'io. Staresti meglio sulla costa ovest. Felice ringraziamento. Vieni. Non avrai perso appositamente l'aereo per la costa ovest? Mm? Ero con Paul già ai controlli di sicurezza. E all'improvviso mi è come passata la voglia di andare da quelle parti. E Paul? Penso che dovrà riflettere sul futuro della Lennon e Schultz senza Lennon. Un bel colpo. Un bel colpo. Quel tipo che sta in cucina dice che io avrei messo la temperatura del forno troppo alta. Tu sei un poliziotto, adesso ho bisogno del tuo aiuto. Papà, vai. Puoi dargli tranquillamente ascolto. Quel tipo è Kyle ed è cuoco. Oh, Edward John Smith era capitano, giusto? E che cosa ha fatto? Ha affondato il Titanic. Chris, questi sono molto di più di quelli che ti ho dato. Beh, l'investimento è stato proficuo. È ora che ricominci a sognare. Come volevi chiamare il tuo locale? Oh no! Naturalmente il piano era del tutto diverso, Iris. Ora sono inconsolabile. Tu sei un Bradford. Non mi devi dimostrare niente. Beh, avrei dovuto dare ascolto a Kyle. Se avete ancora fame, faccio degli hamburger. Ma è l'ultima volta che mi metto dietro ai fornelli. Kyle's Kitchen si chiamerà così. Perché lo hai piantato in asso? In aeroporto? Paul,
Non starai pensando che c'entri qualcosa a quello che mi hai detto a Boston 2 giorni fa? Beh, forse un po'. Volevi parlarmi di questo? No, io ti ho mentito e mi dispiace. Non fa niente. Io so di aver sbagliato. Ma tu eri un vero pagliaccio. Pagliaccio? Sì. Ok, questo è un modo per chiedere scusa? Non potevo sapere che sarebbe andato tutto storto. Ah, ecco, quindi adesso è colpa mia? Sì. Un uomo che fa una così brutta impressione al primo incontro non può essere tanto diverso alla seconda chance. Diverso? Così amorevole. Spiritoso. Soprattutto così bravo a baciare. Tu ti sei innamorata di me? No! E come? No! Invece sì! No! No? Forse un pochino. Un poco. So baciare bene? Quanto bene? Diciamo 8 su 10. Solo? 8 e mezzo. Ok, 9 e mezzo. Ah, eccoli! Ehi, questa canzone? Ah, te la ricordi? E come? È stata una hit. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.